Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere torniamo a parlare nuovamente di Gran Turismo 7. È uscito da pochissimo tempo un video sul mio canale perché sono uscite delle news e nel giro di 3-4 giorni sono uscite altre informazioni. Nulla di così importante, però qualcosa c'è, che come ho detto in altri video è sempre meglio che il silenzio assoluto. Vi ricordate dal primissimo gameplay? Dopo un anno non sono più uscite informazioni. Ecco, preferirei non tornare a un anno fa, meglio adesso che cominciano a darti molte informazioni anche a distanza di pochi giorni, quindi mi va bene così, non mi lamento. Allora, innanzitutto questo qui è il nuovo trailer pubblicato. ま、世界中にはたくさんの個性的な車があります。あるいはそれには長い歴史があります。で、そういった車たちを例えばコレクションするっていうのもね、あのカーカルチャーの大事な側面だと思います。 で、グランツーリスモ 7では、まあ、最新の、まあ、PS5 クオリティの、まあ、モデルが収録されているわけですけれども、まあ、今回そうですね、 GT7 で特徴的なのはクオリティが高いだけではなくて、まあ、そこに収録されている収録台数そのものもかなり多いです。まあ、400台を超えるような車が収録されるので、まあ、これまでの自動車の歴史の中で魅力を放っていた車たちというのは、まあ、大半は今回のね、 GT7 でカバーされていると思います。 Allora, come avrete potuto leggere, il trailer è incentrato, è abbastanza corto come il trailer, ma è incentrato sul quantitativo di auto presenti in GT7. Kazunori Yamauchi ha esplicitamente detto che saranno più di 400 auto. Non voglio ritornare sull'argomento della quantità di auto, se sono poche o tante, perché secondo me è giusto così. Poi, ripeto, ovviamente arriveranno numerosi aggiornamenti, come è successo con GT Sport, per quanto riguarda nuove auto e nuovi tracciati. Anzi, molto probabilmente, e qui faccio una piccola critica a Forza Motorsport, che si collega anche un po' all'uscita dei giochi della serie Forza Horizon. Se voi ci pensate, Forza Motorsport, a parte l'ultimo, praticamente uscivano ogni 2 anni, andava in alternanza con Forza Horizon. Secondo me, con questo Gran Turismo 7 non c'è bisogno di far uscire un altro Gran Turismo in questa generazione. Basta semplicemente far uscire GT7 e continuare ad aggiornarlo. Ripeto, secondo me può tranquillamente reggere tutto il ciclo vitale di PS5. Se tu continui a farmi uscire aggiornamenti, soprattutto per quanto riguarda le piste, il gioco non diventerà mai monotono. Questo qui secondo me è il passo che deve seguire Gran Turismo 7. Un solo gioco per generazione e aggiornamenti ogni 2-3 mesi. Oddio, anche di più volendo, però in linea di massima, considerando che secondo me dovrebbe durare un'intera generazione senza far uscire altri capitoli di Gran Turismo, anche ogni 2-3 mesi un aggiornamento ci può stare. Per quanto riguarda invece il trailer, vengono mostrate delle nuove porzioni di gameplay, di trailer, comunque cose inedite che negli altri video, negli altri trailer non si erano viste, come per esempio la schermata dove viene mostrata questa Alfa 155 DTM. Ovviamente guardo di qua perché ho di qua lo schermo. Una cosa che mi lascia perplesso: l'auto è bellissima ragazzi, cioè guardate esteticamente, veramente qualcosa di grandioso. Non so come si vedrà in registrazione, ma la vedo veramente con una qualità impeccabile. Una cosa però che mi lascia perplesso è la categoria, vedete, gruppo 4. Quindi, oltre al fatto che è rimasta ancora la categoria GR, che, ripeto, non ha senso, perché alla fine nella realtà si dice GT4, GT3, GT2, GT1, che in realtà poi la categoria gruppo esiste, ma non è questa che viene mostrata in Gran Turismo. Qui, come ho detto, l'Alfa 155 DTM viene classificata come categoria gruppo 4. Io però spero che quest'auto non venga inserita realmente nella categoria gruppo 4, ma venga, come posso dire, calcolata in base ai punti prestazione e alla tipologia di auto. Perché qui, come potete vedere, ripeto, c'è scritto categoria gruppo 4. Pensandola razionalmente in quello che si è visto in GT Sport, quest'auto andrebbe a competere con le auto appunto GT4 e ovviamente non avrebbe senso. Quindi magari questa categoria che è scritta qui è solo una cosa indicativa, ma poi ovviamente ci saranno le auto classificate per come devono essere classificate. Questa qui per esempio rientra nella categoria DTM, quindi mi raccomando Kazunori, ma secondo me l'hanno capito, non mi mettere quest'auto nella categoria gruppo 4 perché succede un macello, te lo giuro. Stessa cosa per quanto riguarda la Ferrari 250 GTO, graficamente, ripeto, sempre impeccabile. Però io in alto a sinistra leggo ancora gruppo X. E ripeto anche qui, mi raccomando, non voglio ancora quest'auto inserita nel gruppo X veramente. Perché se tu quest'auto qui me la metti in gruppo X, vuol dire che io non ci posso gareggiare
con altre auto della stessa classe. Non lo so, mi viene in mente la, se non sbaglio, la GT40 Mark 1 ai tempi correva nella stessa categoria. Infatti quest'auto qui su GT Sport è nella categoria Gruppo X. Se tu vai a creare una gara personalizzata, quando vai a selezionare la categoria contro la quale vuoi gareggiare, quando scegli quest'auto sei obbligato a selezionare Gruppo X e succede che la gara è monomarca. Io seleziono un'auto del genere e voglio poter guidare con le auto con cui ha combattuto Le Mans ormai anni or sono, quindi mi raccomando, sono perplesso su sta cosa, spero che non sia così, lo spero. Arrivati a questo punto del trailer, finalmente, oltre ad averla vista negli scorsi trailer, si vede in pista la nuova Alfa Romeo, oddio nuova, è un'auto parecchio vecchia, se non mi ricordo male dovrebbe essere un Alfa Romeo 8C 2900B berlinetta, se non vado a sbagliare. E come potete vedere, per la prima volta si vede su un tracciato, a giudicare dal bordo pista sembrerebbe il Goodwood. Andando avanti nel trailer, l'Alfa Romeo 8C non è l'unica auto che finalmente vediamo anche in pista, ma c'è anche una Mercedes 300SL V194 sul tracciato, credo, di Le Mans, oddio. Con un rettilineo così lungo credo proprio che sia Le Mans. Arriviamo alla conclusione di questo video con un probabile nuovo tracciato che vedremo su Gran Turismo 7. Alcuni utenti su Twitter hanno preso questa immagine che potete vedere presa da YouTube, ovviamente dal trailer, che potrebbe essere l'indizio per il ritorno del tracciato Apricot Hill. Ovviamente prendete queste informazioni con le pinze perché non è detto, è soltanto una speculazione. Oddio, però ci assomiglia abbastanza. Al massimo vi terrò aggiornati per quanto riguarda i post community su YouTube, perché ripeto, non è ancora una cosa certa al 100%. Alcuni parlano di un probabile Silverstone, che oddio, potrebbe anche essere, perché alla fine doveva uscire pure su GT Sport, quindi può essere anche Silverstone. Infine, che dire ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate sotto giù nei commenti per le vostre opinioni per quanto riguarda questo nuovo trailer di Gran Turismo 7. Io come sempre vi ringrazio per il supporto, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti.